La chanson de geste più famosa è la chanson de Roland, ovvero la canzone di Orlando, che risale a un periodo compreso tra la fine dell'XI secolo e l'inizio del XII secolo. La chanson de Roland è un poema di 4002 decasillabi, articolati in lasse di varia lunghezza. Le lasse sono collegate tra loro grazie a delle assonanze. I protagonisti della chanson de geste sono gli 11 paladini del re Carlo Magno che sono impegnati in una guerra contro i musulmani di Spagna. Tra loro spicca Orlando, che per un complotto viene scelto come guida per una retroguardia che deve tornare in patria. Arrivati sui Pirenei, a Roncisvalle, i guerrieri ricevono un'imboscata e Orlando muore suonando l'olifante in punto di morte. L'olifante è un corno magico e richiama l'esercito di Carlo Magno. Quando Carlo Magno arriva a Roncisvalle trova Orlando ormai morto, quindi si vendica sui saraceni e sul traditore Gano che aveva organizzato il complotto. Ricordiamo che la battaglia di Roncisvalle è un fatto storico realmente accaduto nel 778.